Vediamo un momento di richiamare l'attenzione su un argomento molto importante. Io l'altra volta avevo preso un appunto e siccome la televisione non potette funzionare per l'oscuro, la non funzionalità delle antenne che stavano sulla cima della Maiella, vero? C'era questa oscurità nelle antenne televisive, io oggi voglio richiamare l'attenzione su un tema di grande serietà e di grande importanza. La lettura della parte che noi sottolineiamo alla vostra attenzione del segreto di Fatima. Nel segreto di Fatima c'è un'immagine che mi sembra meriti una particolare attenzione, l'immagine che è stata presentata dai bambini che hanno testimoniato questo avvenimento straordinario, vero? È la circostanza che dei soldati uccidono il Papa, uccidono un vescovo vestito di bianco. Che significa questo? A me mi sembra che con prudenza noi possiamo desumere da questa affermazione che c'è la contrapposizione tra Chiesa e Stato. Questa contrapposizione tra Stato e Chiesa è una contrapposizione che ha una sua storia importante. Io ricordo particolarmente l'enciclica di Pio IX, del Non Expedit, quando Pio IX si mise in contrasto con l'autorità dello Stato, con l'avvento dello Stato, al momento dell'avvento dello Stato costituzionale. Naturalmente queste cose sono cose che fanno pensare. Che cosa vuol dire lo Stato contro la Chiesa? Vedete, con lo Stato costituzionale noi abbiamo avuto una modifica gravissima del sistema normativo dello Stato. Perché? Perché noi vediamo che la norma costituzionale è diventata il surrogato della legge morale. Oggi nelle nostre università non si insegna più la differenza tra legge giusta e legge ingiusta, ma solo fra legge costituzionale e legge non costituzionale. Siccome la norma costituzionale è fatta dall'uomo, allora questa contrapposizione tra l'autorità dello Stato costituzionale e la Chiesa è una contrapposizione che è nata con l'avvento, appunto, delle scuole liberali e del razionalismo liberale. Che cosa significa questo? Noi abbiamo messo in evidenza che la subordinazione del potere religioso a quello statuale è una conseguenza di certe linee culturali. Questa subordinazione del potere religioso al potere politico è nato in Inghilterra con l'avvento dell'eresia protestante al potere. Con la religione protestante il capo dello Stato diventa il capo della Chiesa protestante anglicana. Che significa questo? Significa che si ha un mutamento storico che non è più solamente il cambiamento di un governo, è un cambiamento storico perché si è avuto una modifica nell'equilibrio del vertice dello Stato. Perché noi diciamo come cattolici che il potere politico nelle scelte morali deve essere subordinato a quello religioso? Ragione molto semplice, perché la legge morale è una legge che è sottratta alla disponibilità del potere politico. Il potere politico, quando pretende di legiferare sulla norma base, direbbe Kelsen, sulla Grundnorm, e quindi porre questa Grundnorm, questa norma base fatta dall'uomo come norma che trascende il diritto positivo, l'unica norma che trascende il diritto positivo, noi vediamo che il principio della legge morale è stato accantonato. Ecco in che senso io vedo quel segno che è stato rivelato dal messaggio di Fatima. Quando i soldati uccidono il vescovo bianco significa la prevalenza del potere statuale su quello religioso. Naturalmente il segno può essere il segno della morte del Papa, può essere l'avvento
il primo segno per l'avvento dell'Anticristo. Perché io dico questo? Noi ci troviamo oggi alla vigilia di un terremoto monetario. Quando Satana si muove, il primo strumento che usa è la moneta. E noi sappiamo che con l'avvento dell'euro noi ci troviamo a prevedere un fatto clamoroso. Il 28 febbraio del 2002 cesserà la doppia circolazione, euro-lira, euro-franco-francese, euro-marco-tedesco, euro-peseta-spagnola. Che significa questo? Significa che a un certo punto in tutti gli stati europei noi avremo una data certa per la cessazione della moneta locale del singolo Stato, mentre abbiamo una data incerta per l'arrivo dell'euro, perché l'euro per arrivare, come è stato messo in evidenza del resto anche dagli organi amministrativi ed esecutivi della Banca d'Italia, l'euro per operare deve mettere in circolazione in Italia 13 miliardi di banconote, più 40.000 quintali di moneta metallica. Questi quantitativi, che sono quantitativi enormi, non riguardano solamente il momento della produzione, ma anche quello della distribuzione, sicché in un articolo apparso qualche giorno fa, di cui abbiamo fatto già cenno sul Corriere della Sera, noi abbiamo letto che noi vedremo delle scene di colonne di autotreni blindati, scortati dalla polizia, che circoleranno nei 13 paesi europei perché si possa arrivare a tempo a distribuire, secondo logica, la moneta, cioè la possibilità di comprare e vendere, il che significa la possibilità di potersi rifornire anche dei bisogni essenziali. Noi abbiamo avuto un precedente in Europa, che è il franco francese. Quando in Francia si è sostituito al franco leggero il franco pesante, noi abbiamo visto che in Francia si è avuto una situazione di disagio piuttosto notevole, perché non è stato facile cambiare la consuetudine, l'abitudine giornaliera a usare il franco leggero sostituito dal franco pesante. Ma qui noi abbiamo un cambiamento molto più drastico, perché la data certa in cui perde valore la moneta locale è il 28 febbraio del 2002. La data certa che venga contemporaneamente a disposizione di ogni cittadino l'euro, questa data certa non esiste. Perché, come è stato detto dal direttore amministrativo della Banca d'Italia, noi vediamo che ci sono delle previsioni di pericolo di grave malessere. Ecco perché noi possiamo dire che la lira certamente non ci sarà più. E abbiamo detto che l'euro non è una moneta affidabile, perché i fatti lo hanno dimostrato. Quando noi vediamo che l'euro in un anno ha perso il 25% e seguita ancora a perdere terreno, quando vediamo che l'euro ha fatto richiesta ai petrolieri di poter pagare il petrolio in euro, e la risposta è stata che non solo non si può pagare in euro, ma si può pagare solamente in dollari, e contestualmente, quasi per una rivalsa, quasi per una punizione nei confronti di questa richiesta impertinente fatta dal Banca Centrale Europea, noi vediamo che i petrolieri hanno, con decisioni drastiche di monopolio di dimensioni mondiali, hanno aumentato il prezzo del petrolio e hanno arbitrariamente ridotto la produzione di petrolio, secondo decisioni che derivano da chi ha l'arbitrio di fare quello che vuole. Che questa gente non è che si trova di fronte a dei rischi di scadenze o dei rischi imprenditoriali che riguardano i costi e i prezzi. Ormai noi sappiamo che il dominio dell'economia mondiale è dato dal controllo dei prodotti rari, e i prodotti rari sono due: la moneta e la fonte di energia. Noi adesso stiamo assistendo qui in Abruzzo ad un avvenimento scandaloso.
nell'agro di Castelfrentano, a vicino qui a Lanciano, è prevista l'organizzazione di una centrale elettrica prodotta, badate, a metano, non a cellule solari o con i vecchi mezzi, con le vecchie centrali nucleari. Questi vogliono fare con il metano la fonte di calore per fare la centrale termoelettrica. Questo causerà uno squasso ecologico spaventoso, perché in tutta la zona noi avremo un aumento di temperatura, di quantitativi spaventosi.